C'è tantissima confusione perché danno spazio alle regioni di fare delle restrizioni e poi è ovvio che le regioni nel momento in cui non le ritengono più valide tornano indietro. Però se questi passaggi vengono fatti in tempi non consoni con la gestione del lavoro si crea una confusione pazzesca. Per Fabrizio Vianale, direttore di Confartigianato di Pescara, ciò che è chiaro è che è tutto molto confuso. Tra il nuovo DPCM del Premier Draghi e l'ordinanza regionale di Marsilio, in cui il rosso a macchia di leopardo della nostra regione non è più una vera e propria zona di rischio, ma una restrizione ulteriore che pone limitazioni più stringenti ai territori più colpiti dalla pandemia. E i primi a dover gestire questa confusione sono stati parrucchieri ed estetisti, chiusi dal rosso draghiano, che però nell'Abruzzo marsiliano diventa un arancione più restrittivo per evitare il blocco delle attività. Ci è arrivata addirittura una segnalazione di alcuni organi di controllo che hanno fatto chiudere questa mattina un salone. Noi riteniamo che sia frutto della confusione che si genera quando si fanno le ordinanze da un giorno all'altro, senza coinvolgere, ripeto, le associazioni e anche gli organi di controllo. A livello nazionale hanno preso questa decisione che noi stiamo comunque combattendo perché li riteniamo i servizi essenziali nello svolgimento della quotidianità. A livello locale, con l'ordinanza di ieri, si concede questa opportunità perché si fa, tra virgolette, un passo indietro a livello di restrizioni territoriali, anche se noi non condividiamo assolutamente le tempistiche, perché sono attività che lavorano rispettando i protocolli e gestendo gli appuntamenti, quindi è difficile la sera prendere appuntamenti per la mattina e quindi una mancanza di rispetto per il lavoro di queste categorie che sono rappresentate da persone, non burattini, che gestiscono anche una vita privata. Questa settimana loro hanno lavorato molto di più perché sapevano che sabato sarebbero stati chiusi. Ma la clientela come ha reagito? È capitato proprio questo, cioè clienti confusi che sapevano di venire, non venire, presi ovviamente dalla frenesia di farsi il colore. Abbiamo lavorato da martedì fino a venerdì, presi d'assalto. Venerdì alle 5 e mezza, alle 6, boom, si riapre. Cioè, chi come me si organizza nel lavoro perché vuole lavorare in sicurezza, sia io che il mio personale, i miei collaboratori, ci tengo a lavorare e anche per i miei clienti voglio una sicurezza perché non ci scordiamo che c'è sempre il Covid in giro, quindi noi facciamo molta attenzione.